Ella, la verdad, lo hizo con su mejor intención, pero lo cierto es que el resultado es más que discutible. Una imagen de un Cristo pintada a finales del siglo XIX, ahora totalmente desfigurada. Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención. No deja de repetirnos que no ha podido terminar su trabajo. Yo no me arrepiento de querer arreglarlo, pero terminarlo. No hay derecho, que si se hubiera hecho antes no se hubiera llegado a esta situación. Y he hecho exposiciones y he vendido muchos cuadros. Yo tengo cuadros de ella en mi casa pintados y eso, y no te, algo le ha pasado. Hoy el muro del templo es casi un lugar de peregrinación. Todos quieren comprobar con sus propios ojos el antes y el después del famoso Cristo de Borja. La prensa internacional se ha hecho eco del asunto y las redes sociales se han volcado. De masacre califica en su portada el diario francés Le Monde lo ocurrido en la iglesia de Borja, un asunto que también recoge el británico Daily Telegraph. Trovo difficile parlare d'arte concettuale in un caso del genere. Qui non c'è sostituzione materiale dell'opera da parte di un concetto, di un'idea. Di fronte a un'opera concettuale in un museo, che cos'è che mi aspetto io? Con la mia sensibilità contemporanea alle spalle, io mi aspetto di entrare e di vedere una targhetta col titolo dell'opera, no? Una descrizione degli intenti figurativi o no? E poi confrontare questa informazione con l'assenza totale o parziale dell'opera in termini fisici. Ma io penso di essere d'accordo. Però sì che invece vedo una sostituzione interessante della forma da parte dell'idea. Cecilia Jiménez ha espresso davanti alle telecamere che sono un succedaneo della targhetta del museo. No, neanche per sogno. Valerie, io non sono disposto ad accettare che il museo sia sostituito dall'etere della telecamera, della televisione, ma neanche per sogno. Questa è una scoreggia nel cesso dei vimini di te. Cecilia Jiménez si è espressa. Se ho peccato nel dipingerlo, chiedo perdono, ma non sono riuscita a finirlo. E io penso che è là dove la sua opera, aperta, non finita, ma non è tanto il restauro in sé dell'Ecce Homo, quanto la frase dove combina creazione e colpa e fede. Allora, impossibile. È impossibile accogliere questa crosta nel canone del nostro corso di studi universitario. Valerie, capirai che mi è impossibile che noi non ci metteremo d'accordo perché per considerare quest'opera, questa cosa qua, sì, opera d'arte, devo perlomeno nutrire il minimo, non dico il minimo sospetto che l'autrice abbia avuto la volontà di distruggere l'originale. No, non parliamo di distruzione, perché allora dobbiamo espellere dal canone e dal programma anche tutta la blu, tutto quello che ha seminato guerra in una generazione. Non semplificare, perché non ho detto questo. Io non semplifico, ma è evidente, no, che se limitiamo l'ingresso nella categoria arte solo all'intenzione accademica o anti-accademica e mettiamo da parte, no, tutto quello che potrebbe starci nel mezzo. Io non riesco a credere alle mie orecchie, Valerie, scusami. Ti stai ascoltando? Sì, Gaston, e lo dico col cuore. Molto spesso io entro in aula, no, appoggiando questo programma della materia. Che è stato condiviso fra tutti i professori di questa prestigiosa fondazione di studi. Sì, prestigiosa fondazione, beh, si può essere, però io entro in aula aggrappata così a questa cartellina e ho una sensazione, come un brivido lungo la schiena, una sensazione nuova che adesso comincia a chiamarsi Cecilia Jiménez, che le nostre categorie, che sono organizzativamente chiuse e che stiamo dando agli studenti, futuri artisti, futuri critici di arte. Non è la stessa cosa. Gli stiamo dando una versione filtrata della nostra esperienza sociale di 5 minuti fa, ma non quella di domani, mercoledì, non quella dell'anno prossimo, non quella del secolo che forse farà di Cecilia Jiménez e della sua casuale avventura il metro con cui misurare la qualità di un Da Vinci, di un Duchamp, e si burlerà di noi e di questa misera cattedra in una città di provincia. Scusa? Gaston, ma lo dico in senso figurato. A me non sembrava. No, ma io sono molto contenta della mia nomina a questa cattedra. Scusami.
Ma io penso davvero, no, che tra l'arte celebrata dall'Accademia... Sì, ok, che probabilmente è sufficiente, ci sto. E l'arte che l'Accademia condanna o disprezza. Ma ciò che giustifica la nostra presenza come gestori, come vettori d'apertura di vuoti nel tessuto sociale, vuoti dai quali spiare il futuro, sì, precisamente questi vuoti, io penso che nel mezzo non debba esserci qualcosa di diverso. Qualcosa come? Qualcosa di più. Qualcosa come Cecilia Jiménez, una donnina di paese, a Borga, Saragozza, pittrice dilettante. Valerie, io sono un nuotatore dilettante dello stile farfalla, ma non per questo pretendo di partecipare alle Olimpiadi. No, ma questa passione per il nuoto, per la pittura, questo amore di lasciare una traccia sulla tela o nell'acqua, questa pulsione che spinse l'uomo di Neanderthal a dipingere nelle caverne di Chauvet quell'immagine di leone uccello, un'immagine che non è quella di un dio, ma è la naturale espressione di un desiderio, no? Bello, che è il desiderio che poi il linguaggio costruirà creando le parole leone uccello, cioè imprigionando la conoscenza in queste categorie chiuse, annullando il sapere magico, negando sfumature a quell'essere desiderato, a quel leone uccello che divorerebbe la paura, che planerebbe feroce sui morti, mostrando che l'animo umano vince la morte, perché la sua immagine, che è la sua conoscenza, rimane imprigionata nel mistero di una grotta, di una tela, di un Louvre. Io ti capisco, Valeria. Io ti capisco. E mi dispiace moltissimo per il dispiacere della signora Cecilia e non sono d'accordo affatto che col fatto che il commissariato della città di Borga, città per l'appunto amministrata da uomini di Neanderthal, se mi consenti il commento leggermente razzista, certo, e che adesso si mettano ad intraprendere delle azioni legali nei confronti della signora Cecilia mi sembra un'aberrazione, che tra l'altro anche ho già firmato la petizione su Facebook perché non venga accusato di nessun crimine, ma da qui a considerare questo errore, volontà artistica, cara mia, c'è una falla enorme, c'è un vuoto infinito che io non riesco ad affrancare. E io lo capisco, ma dobbiamo trovare una versione intelligente, lo sensibile, che includa questo incidente meraviglioso, questa azione senza nome. Questa è Cecilia nelle pagine del programma universitario. Dobbiamo avvicinare l'Accademia e l'Anti-Accademia con tutte le loro falle nel mezzo. Perché io sospetto, Gaston, sospetto che lì ci sia ciò che noi amiamo, ciò che vogliamo definire, no? Da quando ci siamo laureati, ciò per cui ci siamo formati, ciò che perseguiamo, ciò che vogliamo chiamare arte. Perché siamo esseri attraversati dal linguaggio e perché non abbiamo il coraggio, il valore di un Neanderthal, no? Per spremere il fegato di un bisonte, estrarne succhi colorati e dipingerci sulle pareti dei nostri miseri appartamenti quell'immagine di leone uccello, no? Quella creatura misteriosa. Non lo so. Io vado al bagno. Secolo passato, per quegli alieni che si aspettano una posizione chiara dalla nostra cattedra, no? Di fronte a questa urgenza, di fronte a questa apparizione mistica che è Cecilia Jiménez. No, non esagerare, Valerie. Adesso è diventata mistica. Come la chiami altrimenti? Ci sono file di curiosi in pellegrinaggio al paesino di Borga. Cioè
è privo di attrazioni turistiche, eccetto per il restauro catastrofe della Geonia. Bisogna mettersi in coda per visitare quell'umilissima chiesetta, ma code molto più lunghe di quelle per vedere la Mona Lisa imballata dai giapponesi, che sul serio invecchia, è peggio di un yogurt fuori dal frigo. E tu vuoi essere quella che le dà il colpo di grazia? Quella che accoglie questa santa Cecilia nel canone universitario, ma con che autorità, Valeria? Fammi il piacere. Io non voglio dare nessun colpo di grazia. Io voglio soltanto poter rispondere ai miei alunni. Io non riesco come te a entrare in aula e dire non lo so. Che cosa stai dicendo? Niente questo. No. Tu stai dicendo invece che io posso piantarmi senza nessun problema di fronte agli studenti e dire non lo so. Mi stai forse accusando di fare sfoggio di ignoranza? Di offrire un modello di lassismo a degli studenti di storia dell'arte, Valerie? Questa è una cosa grave, Valerie. È una cosa molto grave. E io penso che non ha niente a che vedere con questa discussione qui. Non esagerare, Gaston. Dai, non fare così. Non ho mai detto una cosa del genere. E a me sembrava. No. Sto dicendo soltanto che magari io non ho abbastanza esperienza come te, no, da farmi carico di questi buchi di senso che consentono un pensiero in grado di superare la dialettica dell'ineffabile. E io non so cos'è la dialettica dell'ineffabile. Scusami, forse mi sto esprimendo male, ma è la lingua. Parliamo perfettamente lo stesso idioma, Valerie. Beh, teoricamente. Noi in Belgio chiamiamo la dialettica dell'ineffabile quella capacità, no, di mettere a confronto conoscenza e non conoscenza, forzare una sintesi... Guarda, come vuoi. In Francia si dice nello stesso modo. E io non credo di capire bene perché tu tiri fuori questo argomento qua. Tu dici che per me la materia si è fatta ineffabile, che non ho problemi nell'indicare vuoti di conoscenza di fronte agli studenti. Hai ricevuto delle lamentele tu? Da chi? Da chi? Forse è per la storia di quel ragazzo che dice che ce l'ho con lui? È per la storia di Julien, Valerie? No, io non so di nessun Julien. Guarda, basta con l'ipocrisia. Se vuoi sapere come sono andate le cose, chiedimelo e basta. Io non voglio sapere niente, non so neanche di che cosa tu stia parlando. Guarda, Valerie, io non ho nulla da nascondere. No, nemmeno io. Deve essere la lingua. In Belgio noi le patatine fritte le chiamiamo fritte, voi le chiamate... Com'è che le chiamate in Francia? Fritte. Ecco, lo vedi, noi invece diciamo fritte. Vabbè, perché sono diverse. Noi prendiamo la patata, la peliamo, la friggiamo e basta, fritte. Ecco, noi invece diciamo fritte. Quando la patata si prende, la si pela, la si passa nell'olio bollente e si serve. Adesso invece io ti dico cosa penso veramente. Così la finiamo con questo argomento qui. Valerie, io sono stufo della scusa del linguaggio come fraintendimento, tanto per indicare il valore di un quadro che non vale il suo peso di merda di cavallo, tanto per accusare una persona di abusare dell'innocenza di un ragazzo come Julien, un ragazzo che ha già avuto dei problemi in altri corsi, Valerie. Quanto è facile, Valerie, Quanto è facile, io sono stufo della scusa della Val di Lussemburgo. Non ho detto quello che ho detto, io sono stufo, e tanto per capirci bene, quello che succede nella Val di Lussemburgo è che le persone che vengono chiamate pedofili sono considerate dei tipi cool. Io non so cosa dire, non sono aggiornata sull'argomento, io ho solo un problema reale che è un punto di flessione reale della storia dell'arte, che è la materia che dovrei insegnare. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, Parì. Professore, buongiorno. Ciao, Parì. Io vi chiedo scusa per il disturbo, proprio all'ora di pranzo, ma davvero non riesco a capire. Che cosa? Non lo so, io sono molto sorpresa perché avevo riposto molte aspettative in questo esame e penso a aver fatto tutto quello che dovevo e allora non capisco perché questo voto. Vabbè, quanto hai preso? Mi avete dato 2. Terribile, Valeria. Beh, Parì, però non è il modo né il momento. Lo so, e chiedo scusa, ma ho prodotto questo lavoro di 300 pagine dove ho cercato di raccogliere tutta la bibliografia che ci avete passato e di lavorare oltretutto un'idea personale arrischiata, ma in merda a un contesto accademico, azzardata, sì, ma giustificata da citazioni bibliografiche, criptica, ma autoesplicata da 425 sostanziose note, e all'improvviso mi è
fino al compare alcune indicazioni su quali possono essere stati i veri. E qual è il titolo della tesina, Parì? La fine dell'arte? Dipingere con la mostarda sul purè? O la rivoluzione inconsapevole di Cecilia Jiménez de Borja a Saragossa? Lo vedi, Gastone? No, fai vedere, Parì, fai vedere. Io lo so che incorro in due o tre esercitazioni, ma giuro che sono il frutto di una naturale passione per l'argomento. Un argomento che mi coinvolge direttamente e che mi obbliga a ripensare il fondamento di quello che facciamo. Che facciamo? No, Parì, no, non mi coinvolgere con i tuoi attestati di morte dell'arte contemporanea. Penso che la mia tesi sia consistente e che sia giustificata dalla sua propria logica come un'opera d'arte contemporanea, a prescindere forse da certe premesse decadute che possono essere servite per una definizione dell'arte nella modernità, ma che adesso in quest'ultima modernità vale la pena di mettere in conflitto. Cioè, potete spiegare a papà perché mi avete bocciato? Non credo che sia nostro compito farlo. Ma come posso rivolgermi a suo padre e discutere con lui questioni come il museo degli invisibili o la letteralità del non detto? Ma di che cosa si occupa suo padre? Lui è una persona normale. Ho un ristorante portoghese, perché? Complimenti. Il problema è che sua figlia ha confuso un semplice incidente con un cambio di paradigma. 300 pagine. No, poi è continuato un 300. Guardi, il problema di queste 300 pagine è che ce ne sono 299 che non vanno. Parì, la copertina col titolo si salva ancora. Guarda, io l'avrei alzato il voto solo per questo fatto della nostra. No, niente ironia, Gaston. È una questione seria che richiede esattamente quello di cui abbiamo parlato prima. Un accordo civilizzato tra le parti accademiche e studentesche di questa università. E perché siamo immigrati, per questo, e perché siamo stranieri. Ma nemmeno questo. Io stessa sono straniera, sono bella e posso comprendere il sentimento di fronte a un caso del genere. Ma la verità è che in questo lavoro non c'è niente, non c'è materia, non c'è fondamento, non c'è base. E che lo sappia Gaston, in Lussemburgo non c'è nessuna valle, ma certi francesi non fanno la fatica di aprire una cartina e di vedere che cosa c'è oltre Strasburgo e sua figlia. Non è in grado di identificare le parti di un procedimento accademico e di metterle in francese leggibile su un testo. Io suggerisco qualcos'altro, non lo so. Odontoiatria, ingegneria. Vedi quello che dico io? È lo stesso che dicono i tuoi insegnanti? Adesso ci scriviamo a qualcosa di utile. No, non voglio qualcosa di utile, voglio qualcosa che riguardi l'arte. Guarda, la ristorante la manichiamo fino a quando non troviamo qualcosa da farti fare. Casca. Adesso non dico niente. Hai ragione, me lo merito. Ma domani, magari la settimana prossima, al massimo lunedì 20, dobbiamo trovare una soluzione. E io non ce l'ho. No.